Franco Rossi, un regista con il quale io collaborai per fare un episodio di film Le Bambole con Gianni Eckert, era un documento film, mi disse: ma che sei pazzo a fare questo mestiere? Sono un film, il cinema è finito, quindi probabilmente. Però io poi erano anni in cui si sono fatti circa 300 film all'anno, quindi incredibilmente poi ci fu, grazie a registi che forse oggi non vengono neanche molto considerati, a vantaggio di altri che rispetto, però dico, che ne so, Francisci che ha fatto i film sui pepri, oppure Sergio Leone che ha fatto i western, forse Sergio Leone ha più spazio, però in realtà sono quelli che hanno dato la possibilità di fare dei generi. E la nostra società, con mio fratello, che aveva in questo senso aveva intuito, già allora in quegli anni pensava che il film dovesse avere un carattere internazionale. Infatti i primi film che io ho fatto, non come regista ma come assistente o come responsabile della produzione della Tania, della Demo, allora erano i 007, che era un'imitazione del cinema americano, però andavano benissimo. Quindi il nostro cinema, che in quegli anni cominciava a causare una certa crisi, però in realtà si rigenerò in modo incredibile, perché negli anni 70 in realtà si facevano 350 film in Italia. Il motivo della crisi nasce più tardi, appunto alla fine degli anni 70, quando, come tutti, la crisi del nostro paese penso nasce molto in quegli anni, quando tecnologicamente la politica non ha dato la possibilità di rinnovamento tecnologico, e mentre io facevo i film con degli effetti speciali che erano simili a quelli dei film americani, perché le tecniche erano uguali, cioè io facevo l'inseguimento di macchine o facevo esplodere una macchina, la mia forse era vecchia, cioè non di ultima generazione, nell'ispettore Calaca, nel caso Scorpio Arturo, esplodevano 5 macchine nuovissime, e nei miei esplodevano 4 macchine, però non nuove, però l'effetto era uguale, il pubblico, le sequenze di inseguimento che ho fatto nei film di azione erano fatte con da Julien Remy, come gli americani la facevano con i loro tecnici americani, forse anche con molto più spavalderia e molto meno sicurezza, perché io ho girato la sequenza a Milano senza neanche fermare il traffico della strada, e probabilmente le macchine correvano con i passanti che scappavano, non sapendo che si trattasse di una scena, e quindi praticamente non con la stessa capacità americana di bloccare tutti i percorsi, di ricostruirla in tutti i sensi. Quindi il nostro cinema riusciva ad essere competitivo facendo un cinema di imitazione a un costo 10 volte di meno di quello americano, per cui l'acquirente estero a venire in Italia a comprare il film western o il film d'azione o il film cannibale, alla stessa che ne comprava 10, mentre in America ne comprava uno. Quindi tra Blade Runner e il mio c'è un abisso, no? Però comunque il mio film è uscito anche nelle sale americane, magari ovviamente perché gli effetti speciali erano ancora borderline simili a quelli dei film americani. Quando poi nella fine degli anni 70 in America hanno cominciato a fare il digitale, noi non sapevamo cosa fosse, probabilmente il gap è stato talmente più grande, più vario, per cui non siamo stati più capaci di essere competitivi. Quindi la vera crisi è iniziata quando i politici di allora, non voglio fare i nomi però li faccio, Craxi, Andreotti, invece di incentivare la possibilità di rinnovamento tecnologico, hanno fatto comprare vecchi computer negli uffici senza rinnovarla, per cui noi per primi siamo riusciti, noi per primi in quegli anni ci siamo trovati spiazzati. Quando andavo a vedere i film americani, per primo dicevo: ma come avranno fatto? Poi oggi l'ho capito, sono stato negli Stati Uniti, in fondo è molto più semplice e molto meno affascinante, perché oggi i film grandi film spettacolari americani, sì, li vado a vedere per vederli, ma so che sono finti, so che gli attori recitano guardando un panno blu, per cui dico, la difficoltà anche dire ti amo guardando un panno blu è diversa, quindi praticamente, perché dall'altra parte c'è probabilmente un essere extraterrestre che ti risponde sì ti amo anch'io, ma non devono essere fatti in sovrapposizioni che vengono tutti in laboratorio. Quindi di conseguenza il cinema d'azione italiano è morto, creando grandissima crisi nel nostro settore, in quanto in quegli anni non c'è stato il rinnovamento tecnologico, per cui i nostri film, quando gli ultimi che ho fatto, io ho fatto ancora dei film che sono stati anche venduti, Casablanca Express, però erano forse già negli anni 80, però comunque erano film che stavano borderline, comunque l'acquirente, diciamo, il venditore estero era contento, però sono state le ultime espressioni di un cinema d'azione italiano venduto nel mondo, e quindi di conseguenza per poter riconquistare quel primato è quasi impossibile, perché se oggi
forse sarei ancora in grado di fare un film d'azione bello con i mezzi di oggi, però ci vorrebbero dei soldi che praticamente il mercato non offre più, perché costerebbe talmente tanto un film di quel tipo perché dovrebbero rischiare troppo. Di conseguenza preferisce, forse io sono molto critico nei confronti di un certo tipo di cinema italiano che si fa, che poi si vede solo dentro qualche cenacolo artistico e basta, perché poi non arrivano a tutti, salvo qualche caso eccezionale. Credo, ho visto quest'anno molto bello film di Garrone, anche se non so il risultato, se è stato così entusiasmante, e anche il film di La Giovinezza, che trovo straordinario, devo dire il film più bello del regista che mi è piaciuto. Devo dire, quindi, però in realtà sono casi che sono internazionali, però comunque non so se poi la sala italiana da sola potrebbe coprire quei costi, insomma. In realtà la meccanica del cinema di quegli anni era fatta che il produttore faceva un film con un minimo garantito italiano che copriva la spesa, e poi tutto quello che veniva dall'estero era un guadagno, quindi era un'equazione molto, molto solida e molto redditizia. Era un mestiere che produceva molto denaro e produceva anche la possibilità di grandi investimenti. Io sono dell'idea che quel tipo di cinema ormai sia impossibile, o almeno poi certo tutto è possibile, però dico che sia possibile di riproporre con le capacità tecnologiche anche di oggi italiane, anche perché poi il pubblico si è disabituato. Poi credo che poi la fruizione che oggi c'è del cinema attraverso internet, attraverso tutti i canali possibili, abbia tolto anche il fascino della sala, insomma, quindi sinceramente non ho il pessimismo della mia età, però comunque non ho molta fiducia che questo mestiere possa risorgere con un tempo, perché la fruizione è diversa, come appunto quando alla fine dell'Ottocento il tram a cavalli fu sostituito da quello elettrico, probabilmente bisogna cedere il passo.